la corsa del trofeo Ippolidi. Questa è un'altra cisterna, quindi da Velletri a Cisterna, sempre in provincia di Roma. E poi c'è una gara, il trofeo Mondo Riabilitazione, che si corre a Campo Loniano Rieti, e questa qui tutto il ricavato andrà per i terremotati di Amatrice, quindi è una gara il cui scopo è quello di fare beneficenza. La partenza alle 10.30, sono 9 km e 600 metri e c'è una non competitiva di 3 km e 200 metri. Mario, ti interrompo un attimo perché mi voglio correggere su quello che ho detto, perché sto vedendo proprio il regolamento della staffetta delle castagne, è competitiva. Quindi è una gara, quindi c'è la quarta edizione, la staffetta di prova di corsa, non competitiva, scusa Mario, confermalo, non competitiva su strada. Sì. Quindi l'organizzazione è della parrocchia di Sant'Enrico, ma c'è la collaborazione di quell'associazione nuova che si sta formando a Casal Monastero. Quindi è confermato non competitiva. Poi l'ultima gara a Pofi, in provincia di Frosinone, c'è la Pofi Run, il giro del Locaro, partenza alle 10, 10 km. Bene, diciamo che anche la prossima settimana ci sono parecchie gare. Sono 2, 4, 6, 8 gare. C'è una bella scelta, insomma, per chi vuole correre. E allora dicevamo della mezza maratona di Fiumicino. La mezza maratona di Fiumicino, chi l'ha fatta sa che è, almeno per quanto mi riguarda, io l'ho definita sempre la migliore mezza maratona che si corre qua intorno, soprattutto Roma, perché intorno è tutta piatta, quindi esatto. Si presta bene a fare il tempo, Perché poi è anche soprattutto è ben organizzata. Io ricordo che le prime edizioni, adesso a che edizione siamo arrivati poi lo vediamo, le prime edizioni che sono state fatte, che c'era anche la non competitiva di 10 km, ti ricordi Mario? Perché no, le prime edizioni la partenza era in un'altra zona, sì. Poi quando l'hanno portata al palazzetto dello sport, dato che si facevano due giri, il secondo giro si ripassava davanti al palazzetto dello sport, erano 10 km. E poi proseguiva per chi voleva fare, la mezza maratona, continuava, faceva altri 11 km, invece chi voleva fermarsi aveva anche la possibilità di fare solo la mezza, la 10 km. Ovviamente chi si iscrive alla mezza maratona poteva anche fermarsi al 10° chilometro, veniva classificato come partecipante alla 10 km. Mentre invece chi si iscriveva alla 10 km poteva anche continuare a fare tutta la mezza maratona, però veniva sempre classificato non nella mezza maratona perché era iscritto. Ecco, adesso però visto che dicevo che avevamo previsto un collegamento telefonico con Marino, uno degli organizzatori della manifestazione, ma purtroppo ha degli impegni, stanno chiudendo mettendo a punto tutte le iscrizioni che sono pervenute, e ci ha comunicato che al momento, che le iscrizioni si sono chiuse martedì, sono 2100 iscritti. Esatto. Questo Mario, diciamo delle prime edizioni che era una gara che faceva 300-400 atleti. Poi, sì, ma è arrivata subito a superare le 1000 partecipazioni. Chi ha partecipato ha cominciato a fare il passaparola, che era bella gara. Allora, la gara è tutta piatta, è bellissima, si corre delle strade bellissime, abbastanza controllate, da traffico, quindi non è... ci sono i rilevamenti intermedi, ma soprattutto parte i premi che sono veramente premi a parecchi atleti di categoria eccetera, ma alla fine c'è quel ristoro, quel mega ristoro, ma non solo il mega ristoro alla fine della corsa, ma anche la mattina quando si arriva si può prendere un caffè, si può prendere del tè caldo, quindi mette biscottate, fai colazione e poi dopo la gara fai anche pranzo, perché c'è proprio da un ristoro che mai visto in tante altre gare, forse sicuramente il più bel ristoro, diciamo che speriamo che anche quest'anno ci sarà la stessa cosa, che offrono il caffè
caffè, colazione la mattina. È l'unica gara che ti offre, appena arrivi ti offre il caffè, il caffè, quindi, quello in bustine, quello proprio espresso, proprio, non il caffè americano per intenderci. Esatto, quindi è proprio bello. Un vero caffè. Ecco. L'organizzazione appunto è eccezionale, perché hanno tolto i 10 km proprio perché dai 4-500 delle prime edizioni, poi a 1000, adesso siamo arrivati a 2100 e a mio avviso sono anche pochi per quanto è bella questa manifestazione. Mo io ricordo l'ultima concorso, io purtroppo che adesso sto fermo, è stata di 3 anni fa, quando c'era un fortissimo temporale, sì. Il percorso ci ha preso anche pioggia, grandine, c'è stato di tutto, però tutti quanti siamo arrivati con la felicità, con la gioia di aver fatto questa bella gara, quindi invitiamo tutti quanti gli amici a partecipare. Purtroppo, ripeto, avevamo previsto un collegamento telefonico, ma ci dice che tra l'altro stasera saranno ospiti della trasmissione Atletica Atena di Percorrere, e quindi invitiamo gli amici che ci stanno ascoltando magari questa sera a vedere questa trasmissione, così se ci sono altri dettagli che noi magari non abbiamo potuto reperire di notizie. Ma io penso che abbiamo detto tutto, abbiamo parlato molto bene della gara, del ristoro, del pre-gara, il numero di atleti che saranno iscritti. Poi un'altra cosa che dimenticavo, Mario, il parcheggio, che è un parcheggio ampio ed è custodito da 4 guardie giurate. Quindi, questo è importante perché purtroppo sappiamo quello che succede quando non ci sono i controlli e qualcuno lascia magari qualcosa in vista dentro la macchina e gliel'aprono pensando di prendere chissà che cosa, e poi esatto, si ritrovano poi con 4 stracci in mano. Vedo, insomma, Mario, che dal regolamento poi inserimento gara competitiva di 10 km, quindi sì, quella era stata tolta, poi è stata rimessa. La rimessa, che veramente merita proprio questa manifestazione, un bel posto, una location eccezionale, e poi insomma più vicino la conosciamo. Sì, e poi uno dopo la gara, se vuole, può fermarsi, i ristoranti ce ne stanno quanti ne volete, se uno vuol mangiare un buon piatto di pesce ha solo l'imbarazzo della scelta. Ecco, e poi c'è anche un'altra cosa che avremmo voluto chiedere direttamente agli organizzatori, il fatto delle premiazioni che sono fatte col sistema imbuto, viene premiato sul palco soltanto il primo, soltanto di ogni categoria. Infatti noi abbiamo anche scopiazzato un po' quello che è questo per evitare che ci sia qualche furbetto che magari fa mezza maratona, cioè ne fa un quarto e poi si fa classificare al primo posto, ecco. E così, insomma, vedendolo ci si rende conto se effettivamente è arrivato primo, ecco. Queste insomma sono le notizie un po' generali che abbiamo reperito sul volantino della gara sul sito della 14ª edizione della Fiumicino Half Marathon. E poi, diciamolo sinceramente, come percorso tecnico è molto bello di mezzo. Io non direi percorso tecnico, perché essendo tutta piatta, cioè alla fine, verso la fine ci sono quei dossi che forse qualche cavalcavia, ma non dossi, sono, però è una bella gara, una bellissima gara. Va bene, senti, io direi di mandare uno stacco musicale, poi magari predisponiamo un collegamento con Tommaso Colapietro, perché così parleremo anche dell'iniziativa, approfondiremo dell'iniziativa che ci sarà il 18 presso la ex Vaccheria Nardi, e poi il 20 con la gara, esatto, ovviamente, però, della Coriamo al Tiburtino. Sì, ma allora mandiamo uno stacco musicale, regia, così predisponiamo il collegamento.
di radici, di nebbie, di pioppi, che parlano agli argini e che parlano ai matti. Voci nella testa, voci contro il tempo, che riempiono la vita restando nel silenzio. Voci che non sento più, voci che sei solo tu. Manca la tua voce, sai. Mama, don't cry. Mama, don't cry. Bene, allora siamo in collegamento con Tommaso Colapietro. Buonasera Tommaso, sono Pino. Buonasera Tommaso, sono Mario. Bene, ciao, Tommaso. Mario, ciao Pino. Allora, abbiamo parlato, dovevamo fare un collegamento telefonico anche con Marino per quanto riguarda la gara di Fiumicino e purtroppo ci ha comunicato che era impegnatissimo e poi si doveva preparare proprio per venire alla trasmissione. Sì, ce l'abbiamo ospite. Esatto, sera, abbiamo già detto che abbiamo dato delle notizie che gli iscritti sono al momento 2100 e poi eventualmente altri dettagli che non abbiamo dato noi, gli amici che ci ascoltano potranno vedere la trasmissione di questa sera e sentiremo proprio dalla bocca di Marino che sì, cosa c'è di novità, insomma, di tutte le cose. Stanno, abbiamo okay. parlato bene del parcheggio che c'è per quella della location, del parcheggio che è custodito. No, l'assistenza è perfetta. Eccezionale. Io ho detto... l'arrivo quando arrivi c'è il caffè. C'è... Esatto, abbiamo detto. Il parcheggio anche custodito, perché dopo un po' di fatti incresciosi adesso ci mettono delle persone. Quattro persone. Perciò... Quattro guardie giurate ci mettono. Ci sono quattro guardie giurate. L'abbiamo letto sul volantino. Tommaso, noi però vogliamo adesso mettiamo da parte Fiumicino perché gli amici che questa sera vedranno la trasmissione potranno avere tutti gli altri dettagli. Sì, parliamo un attimino dell'iniziativa del 18 di novembre, prima di parlare della Goria Martì Burtino, dell'iniziativa Mennea al Casale Nardi. A me specialmente in questa cosa mi fa un po' di onore, diciamo, mi gratifica di tutto il lavoro fatto, perché di Burtino lo riportiamo ancora una volta alla ribalta. Penso che Menè sia l'atleta più amato d'Italia, secondo me, che sicuramente perché la moglie ha scelto noi di collaborare per questa cosa, mi fa piacere. Poi lo sai, la seconda cosa, te lo sai forse, che ci sarà anche un museo storico per di Mennea, sì, infatti l'avevamo già detto nelle puntate precedenti, sta andando in porto anche quell'altra cosa, ecco. No, perché valutare di Burtino Terzo è molto bello, perché di Burtino Terzo adesso no, ma prima era famoso per altri giornali, per altre certo, cose appunto, adesso invece è diventato un quartiere che anche se circondato da, certo. Ma noi sfruttiamo questa meravigliosa biblioteca anzi sono stati molti disponibili, anche la dottoressa Turchetto che è a darci questa occasione, insomma, sì. Vedrai che verrà molto bene, la allora, stiamo preparando con cura. Diciamo allora agli amici che ci stanno ascoltando, diciamo di che sera. Allora la location sarebbe la Casale, ex Casale Nardi, che esatto, si trova la biblioteca, la nuova sì, biblioteca, che adesso è diventata la biblioteca del municipio Roma 4 e esatto. Si trova in via di Grotta di Gregna, che sarebbe Grotta di Gregna, dove perfetto. C'è la partenza della gara Coria Martì Burtino, quindi esatto. È facile raggiungerla ed è una bella biblioteca, una bella struttura, perché gli amici magari chissà che pensano, e che se Casale Nardi, e che se Vaccheria
Canardi, mentre era, sì, era una vaccheria, ma ai tempi che ero ragazzo io, tant'è vero che i Nardi giocavano nella stessa squadra mia del Tiburtino Terzo. Se poi parliamo di vaccherie, io ci ho lavorato quasi 40 anni perché all'Enea, i laboratori dove ci hanno ospitato, dove eravamo ospitati noi col nostro gruppo, era una vecchia vaccheria rimessa a posto, trasformata in stanze con ovviamente tutte le attrezzature, che all'epoca non c'erano ancora i computer, ma c'erano parecchie